C'era una volta, in un bellissimo regno. Mikhail Baryshnikov presenta Storie della mia infanzia, una collezione di raffinati film animati realizzati dalla Soyuz Multfilm, il principale studio di animazione della Russia. Oggi il libro della giungla è narrato da Mimmo Strati ed è interpretato da Rino Bolognesi nella parte di Ka, Milvia Bonacini nella parte di Baghera e Stefano Billi nella parte di Mogli. Tanto tempo fa in India c'era un'immensa giungla, una notte tempestosa. Mentre le creature più timide stavano nascoste, un temibile cacciatore si aggirava furtivo. Quella notte c'era qualcosa di diverso. I suoni e gli odori degli umani erano nell'aria e il primo ad accorgersene fu il più infido di tutta la giungla, Tabaki, lo sciacallo. Umani? Fuoco? Tabaki era disprezzato da quasi tutte le creature della giungla perché lo consideravano un codardo. Aveva paura persino della propria ombra, ma aveva un potente alleato. Shere Khan, Shere Khan, vieni a vedere! Ah, sei tu! C'è qualcosa di speciale per te, da questa parte! Che cosa? Ci sono dei visitatori molto gustosi! Anche Shere Khan, una tigre zoppa, era un'emarginata perché aveva infranto la legge della giungla dando la caccia agli umani, l'unica preda proibita. Ah, oh, sento odore di uomo! Quella notte, l'appetito di Shere Khan per gli umani avrebbe dato inizio alla più grande avventura che fosse mai capitata nella giungla. L'attacco di Shere Khan aveva fatto scappare una famiglia di taglialegna, ma uno di loro era rimasto indietro. Era un bambino piccolo, poco più di un lattante. Mentre lui vagava da solo nella notte, gli animali radunavano le loro famiglie e tornavano a dormire nutrendo i loro piccoli. Il goffo attacco di Shere Khan non gli aveva procurato un pasto. Invece le sue zampe bruciate nel fuoco gli ricordarono di nuovo quanto odiava gli umani. Solo e indifeso, il bambino non conosceva la paura. Ad ogni passo innocente si allontanava sempre più dalla sua famiglia e si avvicinava ad un'altra famiglia. Che cos'è? Puzza di umano. Umano? Ma allora è un cucciolo d'uomo. Quanto è coraggioso, che carino. Portalo qui da me. L'ho visto prima io. Pretendo quello che mi appartiene di diritto. Noi non prendiamo ordini da te. Chi credi di essere? Shere Khan, signore della giungla. Quel bambino è il mio pasto. Pasto? Vigliacco, assassino! Sta alla larga! Adesso è nostro! Un giorno caccerà e correrà con gli altri lupi del branco e sta attento, Shere Khan! Un giorno darà la caccia anche a te! Oh! Lo porterò al branco e vedremo cosa dicono! Ladri dalla coda cespugliosa! Ladri! Sporchi sudici ladri! Ladri? Ah! Ladri. Ah, conosco la legge come tutti gli altri. Ah.
Guardalo, non ha paura di niente. Potrebbero essere fratelli. Conosci altre famiglie di lupi che hanno un cucciolo di uomo tra loro? Io non credo. Shere Khan ha ragione. Dovremmo mostrarlo al branco. Se lo vogliamo tenere. Tenerlo? Ma certo che lo terremo. Ora sto un po' fermo, Ranocchio. Ranocchio? Mowgli. 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 Mowgli? Mowgli. Sì, ma che cosa ne penserà il consiglio? Con l'inizio del nuovo giorno, la notizia dell'apparizione di Mowgli si era diffusa ovunque, grazie ai pettegolezzi di tutti. Avete sentito la novità? C'è un cucciolo di uomo che vive con i lupi! È così brutto! Non ha le penne! E neanche i peli! Che cosa dirà il branco? Di tutti gli abitanti della giungla, pochi sono antipatici come i Bandar Logs, la tribù delle scimmie. Vivendo in cima agli alberi, i Bandar Logs sprecano il loro tempo a discutere tra loro e ad infastidire le altre creature. Certo che bisogna calpestare molte teste qui attorno per poter diventare la top banana. Ehi, guarda! Heidi! Heidi! Prendilo, prendilo! Bomba di banana! Ignorate, quegli stupidi ragazzi non hanno niente di meglio da fare che infastidire la gente che lavora sodo. Però teneteli d'occhio, possono essere pericolosi. Questo è un melone pesante, non è vero? Heidi, Heidi, oh essere industrioso, hai sentito la novità? C'è un cucciolo d'uomo che vive con i lupi, proprio nella loro tana. Riesci a crederci? Perché se dipendesse da me... Ma non dipende da te. Comunque bisogna fare qualcosa al riguardo. La decisione spetta al branco. Oh. La giungla è la casa di magnifiche creature, ma poche hanno eguagliato la grazia dell'elegante pantera Bagheera. Anche se a volte giocava come un cucciolo, Bagheera era nota per essere la più veloce e la più scaltra di tutti gli animali. Salve Bagheera, hai sentito? Il branco dei lupi ha preso un cucciolo di uomo nella sua tana. Che ne dici? Questo è contro la legge. Davvero molto interessante. Un cucciolo di uomo nella giungla. E per caso sapresti anche dirmi da dove è venuto? Oh, appartiene a Shere Khan. Cosa? No. Va a dire a quel vile cacciatore di uomini che ha infranto la legge e che gli abitanti del villaggio se la prenderanno con noi. Mi dispiace, Bagheera. Mi precipito a dirgli che è un gran vigliacco. Sì, gli dirò che Bagheera dice che lui è un leccapiatti. Diglielo tu, Bagheera. Shere Khan. Potente cacciatore. Vigliacco, rapitore di bambini. Ormai è mio. Dimentichi la legge. La legge? Quale legge? La legge. Però siamo sempre amici, vero Bagheera? Oh, santo cielo, devo andare. Devo dirlo a Ka. Beh, deve essere qui da qualche parte. Ka! Ka! Oh, ops, è la parte sbagliata, mi confondo sempre. Allora, dunque, vediamo. Dov'ero? Da questa parte no. No, no, santo cielo, ma guarda un po'.
po', che cosa ha mangiato per pranzo? È grosso quasi quanto... Ma no, questo non è possibile! Allora, oh, oh cielo, ca, oh, scusami, a dopo! Bene, cari cuccioli, ora sapete quello che dovete fare. Adesso è tempo di andare fuori e di rintracciare il porcospino. Lo troverò prima io. No, io. Basta, basta, basta. Ecco. Ah, 5 minuti di pace. Oh, grande Baloo, saggio Baloo, come stai? Eccoli che tornano. Hanno fatto in fretta. Allora, chi è stato il primo a trovare Heidi il porco spino? Sono stato io. L'ho trovato io. Hai sempre avuto naso per i guai, non è vero? Ti avevo detto di trovare il porco spino, non di metterci il naso. Baloo, ti devo dire una cosa. Ehi, lupi, ci sono dei ladri tra di voi. Hanno rubato un cucciolo di uomo a Shere Khan. Questa è una vergogna per il branco. Sì. Vergogna! Cacciatelo via! Cacciatelo via! Vergogna! Vergogna! Ehi, fate silenzio! Vergogna! Baloo, è vero? Un umano nel nostro branco? Basta con le domande. Sarà il consiglio a decidere su questa faccenda. Così, in una notte di luna piena, Mowgli e i suoi fratelli furono portati davanti al consiglio del branco per decidere se sarebbe stato accettato come cucciolo di lupo. I ladri sono qui! Non vi preoccupate, bambini, siate voi stessi. Su, andate! Cucciolo d'uomo, che farai se del branco parte vuoi far? Con un lupo annusa, con un lupo caccia, segui ogni traccia. Come tutti gli altri fai, le prove supererai. Cucciolo d'uomo, che farai se del branco parte vuoi far? Quello è un umano. Sta al tuo posto, conosci la legge. Guardate bene, lupi, guardate bene, dobbiamo decidere. Quella non è la mia idea di un lupo. Anch'io dico no. Sembra in buona salute e non c'è nessuna paura nei suoi occhi. Potrebbe diventare un prezioso membro del branco. Qualsiasi creatura può unirsi al branco se due membri non imparentati parlano in suo favore. Chi parla adesso per il ragazzo? Beh, andiamo. Chi parlerà per il cucciolo di uomo? È proprietà rubata! Gettatelo fuori! 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 Se è proprietà rubata, io sono contrario. D'accordo, d'accordo. Chi parlerà per il cucciolo umano? È mio. Pensate con la vostra testa, fratelli e sorelle. Decidete da soli. Che cosa ne può sapere un branco di lupi di un cucciolo umano? Lui è mio. Non c'è nessuno che faccia un passo avanti per parlare per il cucciolo di uomo? Nessuno parla? Allora il cucciolo di uomo è mio. Portatemi la mia proprietà. Sul mio cadavere, se proprio devo. Questa sarà la mia ultima battaglia. Ma in nessun caso lui verrà con te. Non sarà il tuo pasto. Non dovremmo punire Shere Khan per aver infranto la legge della giungla? Chi parlerà per il cucciolo d'uomo? Il cucciolo d'uomo? Il cucciolo d'uomo? Mowgli, parlerò io per il cucciolo d'uomo. È inoffensivo, sapete? Io non sono bravo con le parole, ma dico la verità. Lasciatelo stare nel branco. È veloce, è intelligente e mi piacerebbe essere suo maestro. Questo è solo uno che parla. Chi altri? Chi parla oltre Baloo?
Allora il cucciolo d'uomo è mio. Achilla. Onorevoli membri del Consiglio dei Lupi, parlerò io in favore del cucciolo d'uomo, Mowgli. Che diritto hai tu di parlare al Consiglio? Non sei neanche un membro del branco, non sei un lupo! È vero! Non è un lupo! Zitti, zitti! Che cosa vi prende, stupidini? Smettetela! Shere Khan e il suo lacchè non sono membri del branco, eppure li lasciate parlare! La legge della giungla prevede che un cucciolo può essere comprato a un certo prezzo. La legge non dice chi deve pagare quel prezzo, dico bene? Sì, ascoltate, la legge è legge. È vero. Grazie. Quindi offrirò un grasso saporito toro, se accetterete il cucciolo di uomo secondo la legge. La cena dipende da me. Che cosa ne dite? Allora, qual è la decisione del consiglio? Lasciamo che venga accettato, è solo un cucciolo. Morirà con le piogge o arrostirà al sole. E poi che male ci può fare una rana nuda? Avevi parlato di un toro, Bagheera? Sì. Visto che lo avete accettato, il vostro spuntino vi aspetta sulla collina vicino al fiume. Ci vediamo dopo! Sì, adesso abbiamo il nostro spuntino che ci aspetta! Andiamo, sì! Io vado a vedere se riesco a raccogliere qualche informazione. Non mi aspettate? È deciso! Il cucciolo d'uomo starà con noi! Istruiscilo bene, lupo padre! Questo è un oltraggio! Ho tutti i diritti di averlo! Il cucciolo d'uomo è mio! Ma tornerò! Ruggisci, Shere Khan, ruggisci! Verrà il giorno in cui il cucciolo d'uomo diventerà adulto e ti darà la caccia come tu la dai a lui. O io non conosco più gli uomini. E fu così che Mowgli entrò a far parte del branco dei lupi, grazie al saggio vecchio orso Baloo e a Bagheera, la pantera. Passò il tempo e Mowgli crebbe insieme ai suoi fratelli lupi. Come tutti gli altri cuccioli del branco, Mowgli doveva imparare la legge della giungla e quindi a cacciare con la supervisione di Baloo. Adesso scrollatevi tutti! Oggi cacceremo il daino! Tenete compatto il branco! Correte! Correte! Andiamo, Mowgli! Continua! Corri come Shere Khan! Prova di nuovo! Oh. Preso! Mowgli, non ti ho mai insegnato a fare così! Imparerò! Un lupo adesso, corre su quattro zampe, lasciami, non su andare! Due. Devi imparare a... Baloo, lui corre su due zampe perché è un cucciolo d'uomo. No, non è vero, io sono un lupo del branco. Sì, fratellino, è molto, molto di più. E sono anche un grande cacciatore. Tu vieni qui. Allora prendimi. Non ti farà male arrampicarti un po'. Andiamo, ragazzi, prendiamo... Andiamo! Non facile come sembra, Mowgli. Andiamo un po' più vicino. Ciao! Ehi! Eccomi! Torna qui! Andiamo!
No, vieni tu qui. Attenta, ti prendo. Ma allungati, Mogli. Devo farcela. Sì, presa. Attenzione. È divertente. Guarda, Manu.